Ciao a tutti, web family. In questo video illustrerò come poter aggiornare la scheda dell'attività presente sul nostro portale. Allora, innanzitutto andiamo su webfamilyitalia.it nella home page. Qui a sinistra abbiamo l'area riservata ai soci. Clicchiamo sul tab Login, inseriamo la nostra login. E inseriamo la nostra password. Entriamo così nel nostro portale. Vediamo qua in alto che ci viene detto ciao e il numero di tessera. Sappiamo di aver effettuato correttamente l'autenticazione. A questo punto, sul tasto Web Family, possiamo andare nella bacheca. Io per comodità ne apro in un'altra scheda in modo da avere una pagina dedicata solamente per la parte di back office. Nel menu a sinistra troviamo Attività, tutti gli oggetti. Cliccando qui, vediamo che abbiamo la nostra scheda che era stata caricata un po' di tempo fa con delle informazioni di base. Quindi posso fare modifica. Il titolo dell'attività è quello registrato nell'associazione. Posso iniziare ad andare ad inserire gli altri campi che vediamo qua e che verranno poi pubblicati sul portale. In questa zona possiamo inserire una descrizione della nostra attività. Vado quindi a fare dei copia e incolla, ad esempio, dal nostro sito web o da testi che mi sono precedentemente preparato. Prendo un testo e lo copio. Scendiamo. Verso il basso troviamo la possibilità di inserire un'immagine, che è quella solitamente del nostro logo. Quindi clicco su Impostazioni immagine attività, c'è la cartella Carica file e seleziono un file dal nostro computer. Io mi sono già preparato una cartella con alcuni file da caricare. In questo caso seleziono il logo. Faccio apri. Una volta che è caricato, faccio in basso a destra imposta immagine in evidenza. E mi viene caricato il logo. Continuo a scendere sotto. Qui a destra vediamo tutte le categorie delle attività. Ce n'è già stata assegnata una in fase di registrazione, quindi bisogna lasciare questa. Nel caso fosse sbagliata, la possiamo modificare, ma bisogna comunicarlo anche alla segreteria. Allo stesso modo, abbiamo anche la localizzazione dell'attività, ovvero il comune dove risiede la nostra azienda. Anche qui è già stata precaricata e possiamo lasciare questa. Abbiamo poi un sottotitolo da inserire. Possiamo mettere in questo caso, per quanto riguarda la mia attività, creazione siti internet e marketing web. Vediamo poi che l'indirizzo è già stato selezionato perché era stato caricato in precedenza, quindi possiamo lasciare questo. Nel caso fosse sbagliato, dobbiamo riscriverlo in questo campo, poi cliccare sul tasto Trova. In questo modo Google in automatico mette il marker sulla mappa in modo corretto. Scendiamo in basso e dobbiamo inserire il numero di telefono. Possiamo inserirne anche degli altri, ad esempio il cellulare. In questo caso qua posso fare aggiungi nuovo elemento,
mi si apre una seconda tendina con un campo e inserisco il cellulare. Continuando verso il basso, possiamo inserire la nostra mail. E decidere se visualizzarla o meno con l'off, l'on off. Abbiamo anche la possibilità di mettere un bottone per contattare direttamente dal portale attraverso un form. Quindi se spunto questa tendina avrò poi il bottone sul portale e la gente potrà scrivermi le mail direttamente dal portale. Qua nel campo web inseriamo il nostro sito internet, se ce l'abbiamo. Quindi mi ricordo inoltre che bisogna inserirlo con l'HTTP due punti barra barra davanti, quindi HTTPS in questo caso, perché server sicuro, e ho inserito il mio link. Nel campo etichetta link web verrà visualizzato il link a web media, quindi posso scrivere il nome della mia attività. Vado avanti verso il basso e ho la possibilità di visualizzare gli orari di apertura. A questo punto, anche qui attivo questo tag e mettiamo 9, 13, 14, 18 per comodità, poi me li copio. Per tutti i giorni, sabato e domenica, chiuso. Posso aggiungere anche delle note particolari. Arriviamo poi alla sezione social. Anche qui vado sull'on in modo da mostrare i social sul nostro portale e aggiungo i vari elementi, ovvero tutti i link ai social che abbiamo attivi. Facendo aggiungo elemento, seleziono l'icona, ad esempio Facebook, e metto il link a Facebook. Lo copio direttamente dal nostro sito. Posso aggiungerne anche degli altri, quindi aggiungiamo un altro elemento. In questo caso mettiamo Instagram. Anzi no, mettiamo LinkedIn. LinkedIn. Posso continuare ad aggiungere altri social, ad esempio Instagram, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso mi fermo a due. Posso poi aggiungere una galleria di immagini. Anche qui attivo questa visualizzazione, faccio aggiungi nuovo elemento e ad ogni immagine può essere abbinato un titolo o una descrizione. Seleziono quindi l'immagine che è la carico dalla mia cartella. In questo caso qua un'immagine che parla di e-commerce. La inserisco e scrivo realizzazione siti web e-commerce e poi vado avanti ad aggiungere altre immagini. Quindi aggiungo un nuovo elemento, vado a caricarmi una seconda immagine, apro, la seleziono e metto. Avanti. E così via, posso aggiungerne molte. In ultimo abbiamo nell'estensione oggetto il trattamento riservato ai soci. Anche questo dovrebbe già essere precompilato. Nel caso voleste cambiare questo trattamento riservato,
dovete comunicarlo anche alla segreteria in modo che la parte cartacea e quella digitale siano allineati. Proviamo ora a vedere come è venuta la nostra scheda. Faccio aggiorna. Dice articolo aggiornato. Se vado a cercare nella mia categoria attività siti web e marketing, la mia attività, vediamo se mi ha caricato correttamente i dati. Siti web e marketing. Ecco qua, trovo la mia attività, clicco e trovo il logo inserito, le immagini, la descrizione, gli orari di apertura, l'indirizzo, i telefoni, la mail, il sito web, il bottone contatta l'azienda. Il trattamento riservato ai soci. A questo punto posso ancora, volendo, andare a modificare ad aggiungere altre cose, tornando sempre su Modifica attività. Nel caso ci fossero problemi nell'aggiornamento, abbiamo creato una mail dedicata per l'assistenza. La mail dedicata è assistenza @webfamilyitalia.it. Quindi, se avete problemi, scrivete a questa mail e cercheremo di darvi supporto nell'aggiornamento della vostra scheda sul portale. E non mi resta che augurarvi buon lavoro, aggiornate tutte le vostre schede. Ciao!